c'è un altro vino che facciamo sempre dedicato a Diego, lo facciamo da meno anni. Il Didacus è nato, Chardonnay è nato nel 2014, quindi diciamo idealmente 30 anni dopo l'impianto dei vigneti. E poi abbiamo un altro vigneto di cui eravamo, siamo molto felici, che è un Cabernet Franc, che si trova a 440 metri sopra il lago Arancio. Quindi è il Cabernet Franc, secondo noi, delle varietà francesi, forse direi insieme al Syrah, è quella che meglio esprime i caratteri mediterranei della nostra zona. E quindi facciamo anche una piccola produzione dove addirittura per questa cantina, per questo vino, per il Didacus Cabernet Franc, abbiamo realizzato una piccola cantina praticamente dedicata a questa e a altri due vini. Cioè, negli anni poi, un po' osservando anche quello che avveniva in molte parti del mondo, se vuoi fare dei lavori veramente sartoriali, manuali, artigianali, che alla fine sono la parte anche divertente del nostro mestiere, abbiamo preferito separare fisicamente il luogo. Abbiamo costruito una cantina in mezzo ai boschi e alle montagne, in mezzo al vigneto che produce questo vino qui, con delle piccole vasche di cemento, con un sistema manuale per gravità e lavorazione, in maniera tale da dedicare proprio a questo vino e altre due etichette un luogo separato, con persone separate, con, come dire, anche delle dimensioni proprio del lavoro diverso. E quindi è nato appunto anche il video di Cabernet Franc. Grazie.